Buongiorno a tutti, anche se è il primo giorno di apertura del nostro negozio, abbiamo voluto mantenere l'occasione di incontrare amici e fotografi professionisti per parlare ancora di fotografia. Chiamo come al solito il nostro amico Mosè. Mosè, mi senti? Tutto Sono qua, ti sento benissimo. bene? Tutto bene, saluto tutti quelli che ci ascoltano e che ci vedono. Benissimo. Senti, a te l'onore di introdurre il nostro gradito ospite. Guarda, l'onore è un po' anche un onere, perché devi considerare una cosa, stiamo chiamando e sto presentando un amico, una di quelle persone che vedi ogni tanto e che sai che esiste. È un fotografo per passione, di passione, un grande professionista, e quello che caratterizza le sue foto, che tra l'altro abbiamo pubblicato in un numero di Image Mag, il primo dello scorso anno, di una forte teatralità, di una forte, lo vedremo dopo, complessità. Le sue fotografie vanno lette, vanno gustate, vanno viste. Si è dedicato per buona parte della sua vita alla fotografia dei bambini. Questa è una cosa importante, ma anche se ha dell'altro da dirci, il suo nome è Lorenzo Scaccini. Ciao Ciao Lorenzo, Lorenzo, ciao a tutti. benvenuto. È un piacere avere il nostro ospite. Le commosso nel vederti, guarda, perché l'ultima volta ti ho visto in un ristorante dove ci siamo dati più appuntamenti, non sono mai avvenuti, no? Però ormai quando questo Covid. Quando il Covid-39 sarà finito, ci vedremo da qualche parte vicino a casa tua. Come stai, innanzitutto? Tutto bene, per fortunatamente qua un po' chiuso in casa, adesso anche se questi ultimi 2 giorni siamo riusciti a prendere una boccata d'aria in più, ma l'ho passata, diciamo, tranquillamente, avvicinandomi anche alla famiglia, che è una cosa che i fotografi sono sempre in giro, sempre da fare, avanti e indietro, e quindi mi ha fatto, in un certo senso, mi ha fatto piacere. Mi Per permetto di questo. rispetto umano, se vuoi, Ti no? farò una domanda su questo perché è importante. Allora, la prima cosa, la prima domanda che faccio a tutti, che è un po' l'apertura. Oggi è aperto, mettiamo che ci sia un'apertura totale, che dicono un giorno liberi tutti. Qual è la prima foto che tu desideri fare e che andrai a fare quando saremo tutti, tana libera tutti, quando saremo tutti liberi? Che una foto mia. Allora, devo dire che in questi giorni ho cercato di catturare qualche immagine in giro per Milano. Non è stato facile perché sono stato bloccato varie volte dalla polizia piuttosto che dai vigili urbani. Però ecco, una cosa che mi piacerebbe fotografare dopo è la ripresa, cioè ritornare alla normalità, che non sarà però normale questa normalità, perché avremo tutte le maschere, ci sarà la gente che utilizzerà i mezzi, sarà il 30% in meno, no? Certo. Quindi, ecco, se c'è una cosa che adesso mi viene, mi piacerebbe testimoniare questo, poi vedremo, insomma, vedremo l'evolversi di tutto. Però non è che abbia già un progetto fissato mio. Questo è quello che penso che andrò a fare, anche per chiudere un po' il cerchio, perché ho fotografato le strade deserte e quindi magari adesso le stesse strade con personaggi, ma tutti con la maschera, così potrebbe essere particolare. Non so, vediamo. D'altronde prima bisogna farle, poi dopo a E vedremo. mano. Ma anche adesso hai visto, no? Ci salutiamo così, no? Eh certo, Sembriamo che facciamo del karate. Siamo diventati estranei, facciamo così. Allora, tu dicevi che sei rimasto in casa, questo è bello. Beh, fino a ieri la nostra casa, quella dei fotografi, era il tunnel, no? Tra un giorno e l'altro, era una specie di galleria, di abitazione, come dire, provvisoria della nostra vita. Tu hai vissuto in casa. Fotograficamente in questa casa cosa hai scoperto? Hai pensato alla tua creatività? Hai cercato qualcosa che potesse arricchirti? Devo dire la verità che in questo periodo mi sono più concentrato a cercare di far passare il tempo. E l'unico modo che, ma non l'ho fatto di proposito, è una questione che comunque
avrei affrontato, cioè, tutti i giorni, sempre nella mia vita, però avendo più tempo ho letto molto, ho guardato molti film, mi sono documentato, ecco, ho passato il tempo a riempirmi la testa di immagini, di notizie, che sono quelle che poi ti danno lo spunto per poter fotografare. Cioè, se vivi in una scatola chiusa, senza emozioni, senza influenze esterne, che cosa ti viene voglia di fare, di fotografare? Ma guardi, io chiedo una conferma oppure no, Lorenzo. Nei nostri incontri anche lì in Accademia io dico spesso che un fotografo del passato molto famoso disse: noi in fin di conti siamo i libri che abbiamo letto, i film che abbiamo visto e le persone che abbiamo incontrato, cioè noi siamo quelli lì, non è che possiamo essere dell'altro. Esatto. Era Adams questo, per cui vuol dire anche uno bello grosso. Certo. Vuol dire spesso andare anche a leggere significa andare a prendere spunti e a contaminarsi per fare ulteriori fotografie. Perché la lettura comunque ti dà lo spazio alla fantasia, non è un nel film hai l'immagine, no? Non è che puoi inventarti altro, puoi ragionare sull'immagine che vedi, ma il libro te la devi idealizzare, quell'immagine. Certo. Ed è il lavoro che facciamo noi, cioè prima di fotografare, prima anche di affrontare un lavoro, cioè ti idealizzi, certo, quello che, il risultato che vuoi ottenere. Fai modo con i collaboratori piuttosto che da solo, dipende che tipo di immagine stai per produrre, ma la devi pianificare in qualche modo, almeno nel discorso, diciamo, quello commerciale, quello del lavoro. Poi è chiaro che vuoi passeggiare per strada ed essere colpito da una situazione che subito ti viene voglia di catturare, di fotografare. Diciamo, sono queste qua gli sviluppi che si possono avere, no? Nell'affrontare lo scatto fotografico. O lo pianifichi oppure ti lasci coinvolgere esteriormente. Chiedo una cosa: le tue fotografie, tra l'altro, fra un po' ne vedremo alcune, hanno due caratteristiche che mi piacciono, caratteristiche che sono, che ti leggo io, e sono dall'altro una forte teatralità in alcune e in altre una forte complessità. Ci sono proprio degli scenari profondi. Io la vedremo dopo, c'è quella delle due bambine con i bigodini che si fanno le unghie, cioè è una complessità incredibile, cioè, da leggere, cioè, bisogna andare dentro e lavorarci su quella foto, non c'è un solo centro di attenzione, ce n'è più di uno, insomma. È vero. Come fai a fare questo? Perché da dove nasce questa ispirazione? Da dove nasce è un mio gusto personale che ho sviluppato nel tempo. Mi sono accorto che mi piace creare un'interazione nei personaggi che fotografo o qualche, cioè, devono comunicare comunque qualcosa al di là dello scatto in se stesso, del ritratto, del viso o del vestito. E quindi si cerca sempre di creare come una storia che a volte può essere fatta anche da una sola immagine. Certo. Tu parlavi di complessità, per me non è una complessità, mi viene naturale, soprattutto con i bambini, perché sono talmente istintivi, talmente liberi. Se volete, concedetemi questo, liberi da ogni influenza esterna. Cioè, gli adulti sono molto più strutturati, condizionati, no? Tengono questo spirito istintivo. Cioè, devi entrare in comunicazione con loro. Se gli piaci, gli piace. Se non gli piaci, non riuscirai mai a tirar fuori qualcosa di buono. E quindi, oltre a essere preparati, diciamo, sulla tecnica fotografica, devi anche avere quella capacità di poterti relazionare.
percepito da loro come... Sento dei rumori strani, è tutto a posto? Sì, stiamo funzionando, non c'è problema, c'è solamente dei disturbi, ma funziona tutto. Ecco, Lorenzo, volevo farti anche una domanda in base a quello che hai detto. Detto questo, qual è la fotografia, visto che tu fai moda, fai ritratto, fai still life, qual è la fotografia che pensi che più di tutte riesca a esprimere quello che hai detto prima? E quella che preferisci tu? Allora, quella che preferisco... Allora, ogni settore ha le sue peculiarità, i suoi lati magici, emotivi... passeggiare per strada e cercare di cogliere quello che non viene colto normalmente dagli occhi comuni, quella è già una gran bella cosa. Cioè già, se dovessi scegliere, beh, mi piace il ritratto. Il ritratto. Che poi si è applicato ai bambini, agli adulti. Però il ritratto ti mette in comunicazione con le persone, a me piace stare con la gente. Un ritratto in studio o un ritratto anche all'esterno? Ma in studio riesci a creare, diciamo, un'intimità diversa, perché è un luogo comunque chiuso che ti dà un nido, anche se non è il nido del soggetto magari, però tu lo puoi mettere a proprio agio e nella comunicazione che si fa parlando e raccontandosi le cose si riescono a scoprire un sacco di cose delle persone. Con i bambini è simile, si sviluppa in un altro modo, magari è il gioco, non è più, diciamo, il racconto, la discussione, è il gioco e l'entrare in armonia col loro mondo. Ecco, io sono un giocherellone, cioè, lo sono sempre stato, lo sono ancora, ma lo sono anche con gli adulti, con gli amici, cioè, sono quello che fa gli scherzi, sono quello che gli piace giocare. È carattere, cioè, Certo. il nostro carattere ci porta anche ad avere un modo di fotografare. Persone timide, chiuse, magari riescono, per loro sarà senz'altro più facile, non so, occuparsi di fotografia di paesaggio piuttosto che di ritratto, dove comunque devi interagire con gli altri, non puoi non interagire. Se vuoi scoprire, entrare nell'animo di una persona, devi comunque creare un rapporto. Rubarlo per strada è un'altra cosa, è un altro genere, secondo me. Ti chiedo una cosa, io credo che il ritratto, la fotografia di ritratto alla quale ti stai dedicando anche recentemente, più assiduamente se vuoi, Sì. il ritratto è un incontro, no? Sono due persone che si mettono insieme con ruoli diversi per raggiungere uno scopo, no? E c'è un ingaggio in questo, in cui il fotografo chiede qualcosa a questa persona. Fatto questo, no? Una curiosità. Di tutte le persone celebri che tu vedi in televisione, sui libri, eccetera, qual è la persona che vorresti ritrarre? Che ti incuriosisce maggiormente, col quale vorresti instaurare un ingaggio forte? Oddio, ce ne sono tante. Basta una. Una persona che mi piacerebbe, non so, il Papa. Cioè, entrare in relazione con un personaggio di quel calibro deve essere una cosa magnifica, anche se io non sono Religioso. un religioso, un credente, però il Papa è al di sopra di tutto e di tutti. Sì, mi piacerebbe questo, il Papa mi piacerebbe. Le tue Allora, sedute no, di ritratto, vai, vai. quanto durano una seduta di ritratto? La foto buona, dopo quanto tempo salta fuori? Quando ti metti diciamo con un adulto davanti. Per esperienza, la foto buona viene fuori nei primi 3-4 scatti. Ho sempre visto che, se non, a me, cioè, ammesso che non ci siano problemi di tipo tecnico, diciamo nella normalità, la foto è quella lì. Non è inutile. Se non ti viene all'inizio, l'immagine, puoi stare lì ore. Non,
È quella che, sì, guarda, se devo proprio pensarci è così. Infatti tante volte anche nei lavori commerciali le foto vengono subito, però per giustificare anche, no, il tuo modo di fare, di fotografare, eccetera, a volte si scatta un po' di più perché poi ti richiede, non so, la variante, qualcosa, ma in realtà la foto, vi dico, 9 su 10 ce l'hai nei primi scatti. Io, quello è la mia sensazione, cioè quello che ho verificato, insomma, in tutti questi anni, è quella. Parliamo di ritratto, però. No, no, certo, certo. Ti chiedo una cosa. Tu il ritratto tendi a connotarlo, faccio un esempio banale, sciocco in questo momento, un motociclista vicino alla motocicletta, un chitarrista vicino alla chitarra, tendi a connotare l'ambiente oppure a isolare il soggetto dal suo contesto? Ma sono due strade diverse, a me piace, non mi interessa, allora può servire l'oggetto piuttosto che la discussione con il soggetto, dei suoi hobby, della sua vita, e se nella sua vita ci sta la chitarra, perché no? Può esserci, però non deve essere deve essere in quel momento qualcosa che accompagna la persona per non farla sentire sola magari davanti all'obiettivo. Ecco, questo. Ho fatto ritratti con oggetti o con cose che appartenevano al ritratto, alla persona ritratta, ma devo dire la verità che è per me irrilevante, cioè quello che mi interessa è quel volto. Quel volto magari ti fa capire, anche se non c'è la chitarra, che quella persona potrebbe essere un musicista o un chitarrista, perché no? È difficile, però adesso sto estremizzando, Certo, io delle volte, ma io non sono un autore, cioè sono uno che scatta per divertimento. Delle volte nel ritratto, sì, no, cioè io sono uno scattante, non sono un fotografo. Ma guarda che differenza, scusami, Mosè, la differenza. Ma te lo dico veramente perché è importante. La differenza è questa, che la foto di uno scattante come me è vincolata al momento, a quel tempo. Un autore ti fa guardare un po' più lontano, un autore ti fa guardare un po' più avanti. Questa è la grande differenza. E ti dico, questa cosa, mi piacerebbe dirla anche in accademia. Ti faccio un esempio molto sciocco, se vuoi. Fotografie di viaggio. Leggi la guida quando vai in un viaggio, ma se vuoi veramente fantasticare, leggi un romanzo di quel territorio che andrai a visitare, perché ti fa guardare più in là. Ti fa guardare oltre. Allora, la fotografia di un autore ti fa guardare oltre, capito? Ad esempio, i ritratti dell'autore ti fanno vedere un po' più di là di quello che è il dato contingente di quel periodo, no? Cioè tu, e basta citare i grandi, basta citare ad esempio la foto di Churchill senza sigaro, quando è stata fatta? Sì, prima, durante, in Canada, eccetera, eccetera, però ci sta ancora parlando quella foto, cioè un autore ti fa guardare più là. Dicevo, io come scattante tendo a, per aiutarmi, a che l'autore mi dia, che il ritratto, la persona ritratta mi dia una sua nudità. Se porta molto spesso la cravatta, gliela faccio togliere, se è sempre incessata, la faccio un po' svestire. Voglio che mi dia qualcosa che non è di tutti, e Sì. anche questo può essere un aiuto, secondo te? Hai detto bene sul fatto, hai fatto l'esempio della foto paesaggistica, della foto di paesaggio, cioè non c'è niente di meglio che calarsi immaginariamente in un paesaggio prima di averlo visto, per poi andare a verificare, se vuoi, le sensazioni che hai vissuto magari nella lettura o qualche scena di un film, avendo visto già altre immagini. Quella è una cosa magica, è la cosa bella, quella. La cosa è fondamentale, no? Perché tu leggi un libro e sei in quell'atmosfera, no? Cioè sei in quella. Certo. Adesso sto leggendo un libro di David Byrne, che era uno dei Talking Heads, il leader dei Talking Heads. Certo. Roba seria. Sì, ma
quando leggi un libro che parla di musica, scritto da un musicista, chiaro che la prima cosa che mi viene voglia di fare sarebbe di fotografare o quel musicista oppure un musicista, cioè ti dà uno stimolo. Certo, perché ti stai già creando il tuo mondo, stai già pensando, stai già immaginando da un racconto di una rock star che sale su un palco, che ha qualche diciamo qualche problema o qualche episodio un po', incomincia a fantasticare. Allora da lì magari ti viene voglia proprio di fissare quello che stai immaginando in un'immagine. Ecco, un po' un gioco di parole, però si chiama immagine anche per questo, perché? Certo, certo. Sì, perché c'è l'immaginazione, no? C'è l'immaginazione, perché se non ci fosse quella. È vero, vero, è importante. Allora, invece, Lorenzo, io invece volevo farti ritornare ancora in studio con il Papa. Stai fotografando il Papa e devi scegliere un'ottica e puoi usare solo quell'ottica. Che ottica useresti? Un 85 classica ottica da ritratto, classica ottica da ritratto. 50 un 85 perché sono obiettivi, vabbè, sono i, diciamo che non è che sto dicendo, cioè tanti fotografi usare un 24 per fare un ritratto, non so. Chiaro, luce flash o luce continua? Possibilmente continua, a me piace la luce naturale. Non sempre la puoi sfruttare, perché dipende dalle situazioni. Quindi la luce flash si usa, mi piace usarla, ma quando per forza devo usarla. Cioè se potessi, per me sarebbe tutto fatto alla luce del sole, come si dice. Perfetto. Questo è importante, questa è bella questa idea della luce, no? Cioè, la luce che c'è. E allora quindi se la luce è esterna, c'è una luce del giorno che preferisci? Beh, la luce dell'alba, quando ci sono queste le ombre lunghe che disegnano gli oggetti, ecco, queste sono le luci più belle. A mezzogiorno, insomma, non è che sia il massimo della vita fotografare, a meno che non hai un progetto particolare, cioè l'assenza magari di ombre, e allora dici aspetto che il sole sia allo zenith per non avere ombre, per non avere questi chiaroscuri troppo forti, ecco, ma è una scelta. Uno è qui sta sempre quel discorso di immaginarsi, di costruire idealmente quello che stai facendo. Per cui quando tu hai capito qual è il tipo di immagine che vuoi realizzare, a quel punto sai che magari se c'è una giornata sole, cielo sereno e non vuoi, forse non è la giornata giusta per fare quell'immagine che ti sei prefissato. E magari ti tocca aspettare, che ne so, una settimana perché ci vuole il cielo coperto, va bene, ma se la foto la fai per te e non è commercio, non è commissionata, per cui devi stare nei termini, nei tempi che ti vengono imposti, aspetti, perché no? Una curiosità per uno come te, tu sei un professionista, quindi uno che lavora su commissione più della volta, ovviamente, oppure propone dei progetti, però tu fotografi bambini e ritratti, fotografi anche nella tua prossimità familiare, cioè usi la fotografia anche in casa nel senso in famiglia, in vacanza, in viaggio, oppure molli tutto e non scatti niente? Allora, la macchina fotografica ce l'ho quasi sempre con me, poi devo dire la verità, non vogliatene, ma anche puoi fare delle foto ottime anche con un telefono, certo, un'altra questione, sì, cioè, anche la tua vita, insomma, alla fine racconti anche la tua vita. Ah sì, perché comunque la fotografia nasce da una passione che hai dentro, quindi è difficile che riesci a scollegarti completamente. Poi magari fai 10 foto durante le vacanze, però
ti bastano a ricordare, certo. O perché hai vissuto dei momenti particolari o ti hanno colpito delle situazioni particolari, che può essere un paesaggio piuttosto che anche lì delle persone. Sì, c'è sempre questo aspetto, ce l'hai un po' dentro, ce l'hai un po' dentro. Una cosa devo dire. Come uno che disegna, insomma, alla fine ce l'hai lì, insomma, ce l'hai lì. Poi a volte te ne vuoi dimenticare, a volte, cioè, certo. Per l'altro vorresti dire, vabbè, ma chi me lo fa fare sempre essere agitato, la foto. Con gli anni ho imparato a dosare, ecco, questa cosa. All'inizio però no, io avevo sempre la macchina fotografica, ma già da ragazzo, quando andavamo in giro con gli amici, la macchina fotografica aiutava a testimoniare, a raccontare, a raccontare ad altri amici quello che avevamo fatto, perché noi si andava in montagna, si arrampicava, si facevano questi grandi trekking e scalate anche, quindi testimoniare quelle avventure per me era magico, era bellissimo, e avevo la macchina fotografica, certo. Ascolta, ti chiedo adesso un consiglio per i nostri, diciamo, alunni o chi frequenta la nostra accademia. Tu arrivi alla fotografia, sei un professionista, ma poi arrivi alla fotografia con un percorso che parte lontano. Se ricordo bene, in un'intervista tu hai iniziato con tuo fratello anche, no? A seguirlo. I primi inizi sono stati con tuo fratello, perfetto. Ho iniziato con lui dalla fotografia sportiva. Dalla fotografia sportiva. Detto questo, però, sai, molti amatori iniziano più avanti nel tempo, casualmente, perché si appassionano, perché l'amico fotografa, perché. Che consigli dare a loro? Cioè, per completarsi, qual è la prima cosa che tu suggerisci a un amatore? A parte l'attrezzatura, cosa deve fare? Un workshop, dei corsi, guardare i grandi, le mostre, il cinema, cosa? L'hai già detto, quello che dicevamo prima, che era quello di leggere, di vedere, di riempirsi gli occhi di immagini, di cercare di vedere quello che non salta subito agli occhi. Quando riesci a vedere cose che la maggior parte degli altri non gli sfuggono, allora sei sicuro che stai già andando nella direzione giusta. Per alimentare questo, bisogna banalmente, se volete banalmente, anche se non è banale, ma bisogna riempire la nostra testa, i nostri occhi di immagini, di racconti, di pensieri, di emozioni. È questo, bisogna vivere tanto, fare di tutto, divertirsi, piangere, ridere, cioè tutto fa parte, è la nostra vita. È quello. Non è che c'è una regola. Banalmente, la prima regola è quella di essere padroni del proprio mezzo, della propria macchina fotografica, riuscire a trasmettere alla macchina quello che vogliamo ottenere, nel senso tecnico, che vorrebbe dire avere un'immagine, composta sulle alte luci piuttosto che sulle ombre. Ecco, avere in mente questo, ma poi l'immagine viene per le tue emozioni e i tuoi pensieri. E per fare questo devi vivere, devi leggere, devi guardare dei film, ma anche guardare, anche la TV spazzatura funziona lo stesso, perché ti smuove, ti fa andare i neuroni, no? Cerchi di capire, critichi, questo, non credo ci siano altri consigli da particolare. Quindi contaminatevi in un certo senso. Contaminatevi, sì, sporcatevi anche. Sì. Certo. Poi è bello anche cambiare i punti di vista, cercare di perché noi viaggiamo sempre, no? I nostri occhi mediamente sono a 1,5 metri da terra. Tante volte, cioè spesso si vede persone fotografano da in piedi così, ma
non c'è solo quel punto di vista, c'è tutto, cioè dal basso, dall'alto, cioè è sbizzarrirsi in questo modo qua, cercare di immaginare l'immagine, questo è il mio consiglio, quello di provare, poi dopo a furia di fare, uno scopre quello che, per cui più è portato, è inevitabile. Normalmente i fotografi si occupano nella fotografia di, non so, adesso i bambini, c'è chi fa food, c'è chi fotografa solo, c'è chi fa solo moda, c'è chi fa solo still life, ma perché? Perché il loro carattere e la loro cultura e la loro voglia di crescere si basa su quello e sul loro carattere, è quello che dicevo prima, no? Una persona introversa difficilmente la vedrai che si mette a fotografare personaggi o bambini, non gli viene voglia, cioè non riesce, la metti in imbarazzo. Certo. Comunque il consiglio, cioè, è quello di fotografare e, come dicevi te, di contaminarsi è la parola giusta, guarda, mi piace molto. Mi piace, bene. Una cosa è, e poi io credo, aggiungo su questo che dici tu, tutto sommato non tutti possono fare tutto, ad esempio io e i bambini farei fatica. Il fotografare così tanto e contaminarsi è anche un modo per capire se stessi, chi si è, chi non si è, dico male. Sì, sì, si impara tanto. Si impara tanto, cosa sono, cosa posso essere e cosa non posso essere, giusto? Cioè, certo. È un modo anche per spiegare a se stessi, vuol dire. Questa è la fotografia. Inevitabilmente ci sei dentro anche tu, in quell'emozione che hai catturato nell'immagine, che può essere tante cose, può essere il gioco, può essere il dolore, può essere la gioia, tante cose. Pensiamo ai fotografi del WordPress, quando vedi queste immagini, spesso vediamo queste le foto di guerra, no? Ma quando le vediamo, immaginiamo cosa possa aver provato quel fotografo. Cioè non pensiamo soltanto a noi, pensiamo anche a volte, bello, no? Cioè, cercare di capire come si è arrivati a un'immagine di quel genere. Attenzione lì, addirittura con quale vita. E con quale vita? Certo. Perché tutto sommato, se tu pensate a Robert Capa, per dire, mamma mia, Robert Capa, che poi è morto in questo mese, pensa, lui è morto nel 54 a fine marzo, no? E lui era un avventuriero, poi alla fine era uno che gli piaceva, un avventuriero, un grande tombé de femme, perché poi tra l'altro lui ha avuto delle relazioni incredibili, no? Pensate, lo dico così, la cosa bella, sembra che il film La finestra del cortile si è stato ispirato dalla vita tra la relazione tra lui e Ingrid Bergman, no? Ingrid Bergman voleva convincere a una vita più terrena, più umana, invece lui sì, sì. È sempre l'orizzonte, no? Certo. Con delicatezza, poi, se vogliamo, no? Cioè, forse lui è stato il fotografo di guerra più delicato, nel senso che noi abbiamo visto poco sangue, poco tormento, poco cose. Sì. Molto più delicato di Nacho, ad esempio. Oggi la guerra tende ad essere un po' più spettacolarizzata, anche se vuoi. Anche sì, poi oggi la guerra, come insomma, non è più la guerra ormai è una guerra commerciale, se volete. Ci sono ancora le guerre, purtroppo, no? Le guerre come le intendiamo, però, la guerra è fatta, oggi la guerra la si fa col denaro, con la finanza, no? Anche quella però non sarebbe male, eh? Anche lì c'è da raccontare parecchio. Lì. Ci sarebbe da andare a fare qualche ritratto alle persone della finanza, ci sarebbe molto da raccontare. La nuova guerra. E forse anche quella del coronavirus potrebbe essere anche una nuova guerra, perché che ne sai, voglio dire, no? Cosa ne sappiamo? Cioè, tutto sommato. Però ecco, tu hai citato bene Robert Capa per dire che anche lui era una persona comunque, vedi, abbastanza complessa, abbastanza tormentata, abbastanza vissuta. Cioè non è un personaggio semplice. Lui ha scritto un libro meraviglioso, cioè leggermente fuori fuoco, un libro meraviglioso, no? Poi pensa... Ma una cosa è che lui era così.
Lui è così, infatti, ma questa era, ma lui lo ha capito, il suo approccio alla fotografia, l'ho capito di essere così. Lui certo. Non mentiva, lui ha capito di essere. E pensa che negli anni della grande guerra, della guerra fredda, nell'inizio della guerra fredda, lui prende con Steinbeck e fa il viaggio in Russia, che beh, è una cosa incredibile, un libro meraviglioso. Lui prende lui e Steinbeck, quindi un grande scrittore, un grande fotografo che va in giro per Russia. Tiene conto di due cose, io cito sempre per dire quella guerra, no? Quello che è stata la seconda guerra mondiale. C'era Hemingway, che anche lui era qui nei fronti, non girava anche lui da queste parti, lui era anche nella guerra civile spagnola, che ha detto: in guerra si incontra della bella gente, cioè, nel senso che molto spesso quell'estremo si incontra della bella gente, no? Perché tutto sommato tu pensa a questo fronte italiano con Cappa che girava in Sicilia, con Hemingway che era qua, con Steinbeck che girava da queste parti, pensa a cose incredibili, no? Cioè, e con la pellicola, e con la pellicola, con la pellicola. Quindi senza neanche sapere bene fino in fondo che cosa ho fatto, che cosa, come sarà questa immagine. Quindi cioè, perché con quel senso di incompletezza, perché fin in conti, fin tanto che non ha visto l'oggetto fotografia, non sai se è andata bene o se è andata male. No? Cioè, questo... Sai Mosè, che adesso mi sta venendo voglia, perché mi sono stufato di sto digitale, insomma, che va bene, ci mancherebbe, però mi viene voglia anche di riscoprire la pellicola, di andare ancora a scattare in pellicola, ma perché è un altro approccio, approccio molto più intimo, che ti lascia, se vuoi, margine di non di errore, ma di sorpresa, no? Quando certo. Lo sviluppo è quello che mi ha sempre affascinato quando ho iniziato la fotografia, questi attimi fatti magari di ore in attesa di uno sviluppo per vedere, per essere come i bambini che aprono il regalo, no? Che aprono la scatola magica con dentro qualcosa, è la stessa cosa. Io ogni volta che andavo in laboratorio mi sentivo un bambino, perché ti dirò di più, guarda, c'è un fotografo famoso, un istriano, italiano a quei tempi, Frank Horvath, che diceva che ci sono delle fotografie, no? Che tu scatti, poi ce ne sono alcune, poche, a dire il vero, che godono di un loro miracolo, che sono più buone, perdonami il termine, di altre, perché non lo sai. Non lo sai, esatto. C'è quel miracolo. Allora, vedi, il problema, secondo me, tu fai bene se vuoi a tornare alla pellicola, il problema digitale non è tanto quello di raffrontare due tecnologie, in realtà è che noi col digitale dovremmo fare qualcosa di più, di diverso, se vuoi, nel senso dobbiamo avere un cambio di passo anche nei confronti della fotografia, che in realtà non c'è stato. Purtroppo, io te l'avrei chiesto prima, quale immagine andiamo a vedere? Tu hai notato che c'è un livello medio che si è alzato, sì. E una forte omologazione anche, perché il risultato è un po' più semplice, un po' più della portata, insomma, è per questo che anche in Accademia stiamo facendo dei percorsi anche avanzati, proprio per cercare un cambio di passo, no? Anche nella tecnologia, perché sarebbe assurdo non usare il digitale, che è flessibilissimo in un certo senso, che è straordinario, che è meraviglioso. Tu immagina, da gara se gli avessero fatto vedere anni fa, no? Ci abbiamo il tuo daguerrotipo o il digitale, quale prendi? Prendo il digitale in un certo senso, no? Però ci vuole, secondo me, anche un cambio di passo, che è un cambio di passo anche culturale, anche profondo, perché non puoi far passare quello che sa dell'analogico dentro il digitale, non puoi mescolare le due cose, sono cose differenti. E quando c'è un cambiamento, bisogna che tu aggiungi qualcosa di diverso. Secondo me, ci vuole un cambio di passo in tutte le cose. Sì, pena. Passo che non è così facile certo. Una cosa che non è neanche immaginare. Facile da dire, da spiegare, ma però ci deve essere, nel senso che tu. Ad esempio, con il digitale ci sono cose che devi fare che sei obbligato a fare per forza, perché se no la foto non ha un senso. Per cui dico spesso, tornare alla pellicola può essere utile per ritrovare i valori ancestrali, non sì. Io, tu hai. Ma allora col digitale adesso è banale il fatto di scattare più foto, no? Certo. Se era la pellicola non si faceva così, c'erano. Certo. Avevi la tua sensazione di aver la foto,
ce l'ho, no? Era fotografi anche quelli più anziani di me, insomma, che quando lavoravano, io ho dei racconti di personaggi che scattavano tre foto e dicevo, ce l'ho, basta, è finita lì. Ma, sì. Cioè, è la però... tua sensazione, la tua percezione del che ti faceva dire, adesso col digitale questa cosa non c'è perché la vedi subito, forse bisognerebbe, ecco, non poter accedere alla visione. No, adesso stampare di più potrebbe aiutare alla fotografia a ritornare la fotografia un po' analogica. Ho capito bene, stampare? Stampare, stampare di più, quindi vedere la fotografia stampata su carta con magari un ingrandimento potrebbe aiutare un po' a ritornare a questo concetto di fotografia analogica? Beh, diciamo nella visione dopo la produzione, sì, senz'altro, cioè la stampa fotografica, la stampa in generale, l'immagine stampata sulla carta è un'altra cosa, è chiaro. Sempre meno di queste cose si fanno, tante e tantissime si fanno meno perché comunque c'è un mercato, è un mercato fatto di cioè la fotografia comunque costa, non è che costa poco. E la diffusione della fotografia non è solo per i telefoni, perché vediamo, cioè, il grosso, diciamo, la spinta l'ha andata questi smartphone, eccetera, però in sostanza oggi in tutte le famiglie esiste una macchina fotografica, che sia una reflex piuttosto che una mirrorless o macchine, ma anche la compattina, per dire, tutti ce l'abbiamo, la macchina fotografica, non lo smart, che è un'altra cosa, sempre fa le foto, ma e quindi la diffusione del mezzo doveva anche commercialmente non essere troppo onerosa, e quindi la stampa, come dici tu, Franco, certo che però non è diffusa, perché comunque stampare oggi comunque ha un costo, è come... per la massa, poi certo. Sto facendo una valutazione proprio di questi argomenti con Mosè. Ultimamente mi capita di girare spesso case di amici dove trovo dei poster, ok, di immagini più o meno paesaggistiche, più o meno particolari, stampate su una carta molto povera, ok? Quindi la cultura dell'immagine e della stampa per alcuni aspetti sta progredendo, però fotografi e fotografie stampate sempre meno, quindi c'è qualcosa che non funziona. Molto probabilmente anche noi dobbiamo cercare modo di far uscire dagli archivi, dai cassetti, dai nostri archivi le fotografie che abbiamo in giro e proporle. Questo è probabilmente una cosa che sempre più, secondo me, manca, anche perché la gente che vuole cercare delle immagini è più facile che le trova all'interno di una grossa distribuzione dove trova migliaia di stampe fatte in serie, e non trova invece una fotografia dove potrebbe trovare più interesse andando a cercarsela magari in qualche sito specializzato. Posso darvi un suggerimento? A questo punto, sì? Bello quanto dici tu, Franco, ma bello quello che, sicuramente veritiero quello che hai detto tu, Lorenzo, ma la cosa importante secondo me è che in questa filiera, no? Allora, pellicola, e tu ti assumevi dei rischi. Cioè, c'era un momento nel quale scattavi e da lì non sapevi niente, il risultato finale era condito da un tuo rischio che ti hai assunto. Oggi col digitale, vedi subito, non c'è un rischio. E se mi permetti, la vita senza rischio, arriva al punto, attenzione, la vita senza rischio non ha sugo, no? Non ha sapore. La stampa può avere questo effetto di far assumere al fotografo dei rischi, anche per cercare una fotografia altrove. Ad esempio oggi, nella massa, non vediamo una foto mossa, non vediamo una foto leggermente sfocata. Se tu guardi le foto di tutti noi sono perfette, sono nitide, non trovi invece
Se tu pensi i grandi capolavori del passato, quanti erano mossi? Addirittura Robert Capa ha scritto un libro leggermente fuori fuoco, nel senso che e allora noi dobbiamo, forse la stampa è il territorio nel quale il fotografo di oggi può assumersi il rischio di scegliere non le mille foto, ma quella foto tra le mille e rischiare la sua faccia su quella foto. Perché noi con la pellicola ci assumevamo dei rischi già quando la montavamo, se ti ricordi, che bisognava agganciare il rullino. Chiaro. Per cui dico, la stampa può essere anche un modo per essere responsabili verso se stessi di fare delle scelte oculate. Adesso che commercialmente non la uso più, però devo dirla, cioè, ve lo racconto perché mi è capitato durante un lavoro che con l'assistente non mi avesse caricato il rullino, non aveva messo il rullino nella macchina. Io continuavo a scattare, preso dalla foga. Foga, no? Ho continuato a scattare, ma avrò fatto 300 foto, cosa che potevi fare in 10 rulli. E nessuno che mi fermava. A un certo punto ho detto: ma non finisce mai questo rullo? Alla fine mi raccordo, cioè non c'era il rullino, e questo facevi il rischio è questo, pure quello che non, anche a me è capitato come a tanti, che non agganciasse, certo, diciamo un professionista sta attento, ecco, dopo a queste cose dovrebbe stare attento. No, io beh, dico comunque il rischio era da più parti, adesso il rischio non c'è. Allora, siccome vedo tante tante foto, il livello medio è molto alto. Secondo me quello di strappare è anche il modo per assumersi dei rischi. Cioè io vengo da Terra Lorenzo e ti faccio vedere una foto, quella che ho scelto, no? E ne fate vedere solo quella, io mi assumo un rischio, capito? Dice, certo. È la foto che mi piace. Se te ne faccio vedere 100, tu capisci che sono te con delle immagini, cioè, questo non ha un senso. Allora, Mosè, la chiacchierata è piacevolissima. Io continuerei per altre ore, ma giustamente dobbiamo darci un tempo per chiudere la nostra intervista con Lorenzo. No, facciamo una cosa. Veniamo io e Lorenzo una volta a Treviglio, così magari quella volta. Oh, perfetto. Visto la piacevolissima chiacchierata, mi piacerebbe poterla continuare magari con i nostri amici dell'Accademia e magari poter fare a loro anche qualche domanda direttamente a Lorenzo, che sarebbe veramente bellissimo. Quindi io ringrazio tantissimo Lorenzo per il tempo che ci ha dedicato, spero di poterlo conoscere personalmente, magari a Milano, la prima occasione che avremo di incontrarci, e l'invito di venire a trovarci alla nostra Accademia. Ok? Grazie mille della chiacchierata. Grazie e saluto tutti i nostri amici dell'Accademia, anche te Mosè. Ok, ciao. Ciao a tutti, grazie.